Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù allora disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Quelli di oggi sono gli ultimi versetti del capitolo 19 di San Matteo e ci parlano di qualcosa di molto molto concreto. La questione dell'attaccamento ai beni, e scopriremo che i beni non sono solamente le cose. Prima di tutto Gesù parte con questa immagine curiosissima che ha stimolato uomini, donne, esegeti di tutti i tempi. Questo cammello che passa attraverso la cruna di un ago. E potremmo star qui a elencare un sacco di interpretazioni per quel cammello, per quella cruna e per quell'ago. Ma in questo momento probabilmente neanche ci interessano più di tanto. Sta di fatto che questa è un'immagine assurda, un'immagine che ha dell'assurdo, dell'impossibile. Eppure Gesù ci fa capire con questa immagine forte quanto può essere di ostacolo la ricchezza. E subito ci vengono in mente i beni materiali. La ricchezza, ci dice Gesù, è qualcosa che può ostacolare la vita. La ricchezza ti prende il cuore, la ricchezza ti rovina le relazioni, la ricchezza ti appesantisce la mente. Tutti conosciamo persone, o forse un pochino lo siamo anche noi, rovinati dalle cose, rovinati dall'avere. Quante volte alcune relazioni sono saltate per la ricchezza, quante volte un'eredità ha frantumato un legame familiare, quante volte i beni hanno appesantito l'anima. Quante volte la roba, direbbe in una novella il Verga, ha rovinato la vita. E Gesù ci fa capire che è il caso di andare oltre. La ricchezza è un ostacolo. Ho qui da intenderci bene. La ricchezza non è necessario per vivere, la ricchezza è il superfluo. Ciò che è in più e che nella logica del Vangelo andrebbe condiviso. Ma le parole che vengono dopo ci fanno capire che i beni non sono solamente le cose materiali. A volte i beni sono anche dei legami. Gesù parla di legami familiari, legami di amicizia. A volte i beni sono anche qualcosa che sta nella nostra mente, le nostre idee, il nostro voler aver ragione. Gesù parla di lasciare per trovare. Qualcosa di molto più pieno, qualcosa di molto più arricchito. Lasciare per seguire Lui. Questa parola di Gesù ci provoca, ci fa chiedere qual è la mia vera ricchezza. Per cosa io spendo il mio tempo, le mie energie, il mio fare, il mio vivere? Che cos'è veramente il tesoro del mio vivere? È facile dire Gesù è il tesoro della nostra vita. Sì, belle parole, ma poi lo crediamo veramente? Siamo convinti che la sua parola è un forte investimento se la accogliamo nella vita? O lasciamo che la parola sia marginale, sia qualcosa di puramente ideologico, di ideale, di utopico, o veramente qualcosa di concreto che può cambiare la nostra vita e portarci in tutt'altra prospettiva. Gesù conclude dicendo
Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. C'è un rovesciamento delle cose. A volte l'abbiamo anche sperimentato, che a volte ciò che credevamo importante è diventato relativo e ciò che in quel momento magari ci sfuggiva è diventato così importante. Ecco, Gesù ci aiuti a fare chiarezza in questo, per non fare l'amara constatazione di perdere la nostra vita e il nostro tempo con ciò che non conta. E invece no, siamo chiamati ad investirlo su ciò che conta veramente, e la sua parola è una bussola per poterlo trovare.